Bentornati a tutti. Allora, oggi facciamo la porchetta in versione piccola, naturalmente. Prendiamo un pezzo di pancetta di maiale. Questo è il modo di farla all'ombra, almeno dalle mie parti. Quella di Ariccia, per esempio, mettono dentro altri odori, non mettono il finocchietto selvatico. Io metterò il finocchietto selvatico. Quindi prendiamo un pezzo di pancetta di maiale. Questa pesa 2 kg e basterà per 4 persone all'incirca. Il fegato di maiale, 300 g circa. Sale, olio extravergine, pepe, finocchietto selvatico e aglio. Cominciamo a tritare il finocchietto. Adesso spezzettiamo il fegato a pezzettini. Scaldiamo una padella antiaderente con dell'olio. Mettiamo il fegato. Arrostito il fegato, mettiamo il sale. Pepe. E il finocchietto. Adesso prendiamo la pancetta, vedete c'è la cotenna. Siccome è molto spessa, io la divido in due, così. Però non la taglio del tutto, in fondo la lascio attaccata. Adesso saliamo, mettiamone un bel po' perché è bella spessa, poi deve essere saporita. Mettiamo il pepe, mettiamo il finocchietto. Allora, l'aglio, così dopo lo tolgo, però se non avete problemi lo tritate insieme al finocchietto. Mettiamo anche i fegatini. Ecco, le lasciamo un po' per la parte superiore. Mettiamo altro finocchietto. Richiudiamo. Saliamo anche sopra. Pepe. Volete potete mettere anche un pochino di salvia insieme al finocchietto, però io non la metto perché mi piace proprio il sapore del finocchio, senza aggiunta di altro. Adesso dobbiamo arrotolare. Una volta arrotolata la leghiamo con lo spago. Legata bene la nostra porchetta, allora capite da soli che per cuocere tutta questa carne così spessa ci vuole molto tempo, quindi adesso la cottura la mettiamo in forno a 200 gradi con una teglia sotto con l'acqua. Praticamente la porchetta va messa sulla griglia
e sotto ci va la teglia con l'acqua, che non deve mai asciugare, se no si brucia e puzza. Potete prepararla anche il giorno prima, la mettete in frigo così si insaporisce bene. Così facendo scola bene tutto il grasso sotto. Ogni tanto giriamola. Sono passate 3 ore, facciamo la prova con uno stecchino per vedere se la carne si buca. Gli manca ancora un po'. La porchetta è pronta, ha cotto 4 ore. Adesso la togliamo dal forno e la facciamo raffreddare. Togliamo lo spago. Sentite che crosticina croccante!